Ciao ragazzi, sono partito stamattina con l'idea di fare la traversata bassa delle Grigne in bici. Quindi partendo da Lecco, fare Vallabio, Balisio, arrivare al rifugio Antonietta Pialeral. E poi fare la traversata bassa fino ai piani dei Risinelli e scendere. Però sinceramente sarà già un bel obiettivo arrivare al rifugio Piadera. Vediamo come va. Sono stanchissimo in questo periodo. Non riesco a capire come mai. Allora, questa è la strada che dalla Madonna della Neve porta fino a Brumino. Adesso ci sono dei pezzi super in piedi, super ripidi. Poi da Brumino c'è un pezzetto di discesa, si prende la strada da cementata che sale da Pasturo al Pialeral, che è bella in piedi anche quella. Vediamo un po' come va. È dura, ragazzi, sei dura. No, guarda, siamo quasi arrivati a Brumino. Siamo a 760 metri di dislivello e siamo a 1000 metri, 985 di altitudine. Bisogna proprio prenderla con calma, perché siamo arrivati a Brumino. Seguiamo verso il Pialeral, vediamo. Spettacolo ragazzi, anche le nostre montagne sono meravigliose. Sto salendo dall'Alpe Cornisella, sto salendo al rifugio Pialeral. E poi vediamo se fare la traversata bassa o no. Cavallo, una mucca, all'ombra prende il fresco, un vitellino. Proviamoci. Allora, secondo me
Questa, ragazzi, è la paura di romperti tutti i polsi. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Ricordavo che scendeva così tanto. Stava giù al torrente. Sembra un po' meglio, l'avevo già fatta secondo me questa cavolata qua, ma onestamente non ricordo che fine poi faceva questa strada. Penso comunque le indicazioni delle bici
passi lunghi con le divanite. Boh. Stupita, ma rischio di lasciare giù pedivelle, cambio ogni 3x2, maledizione all'errore. Almeno non c'è praticamente nessuno su sta strada, su sto sentiero. Se no, ciao. Wow. Fresco anche le mucche. Vediamo cosa dici qua. Ah, è stata bassa. Allora forse siamo sulla strada giusta, però mi è venuto in mente che il consiglio è quello di farla nel senso opposto, e in effetti forse è più fattibile al contrario, anche se ribadisco il solito concetto che per la mia bici e soprattutto le mie capacità non è fattibile neanche al contrario, forse un po' di più. Allora intanto sono 1274 metri di dislivello che cominciano un po' anche a farsi sentire nelle gambe. Oh. Wow. Ecco, fino a lì sarà un inferno. Poi da là in poi tutta carrozzabile.
Madonna, che ghiaione. Qua c'è un altro pezzo che sicuramente è da spingere, che una volta c'erano le catene. Eccolo qua, il ghiaione. Allora, sono passati un bel po' di anni da quando l'avevo fatta l'ultima volta, ma non è cambiata niente. Pensavo avessero messo un po' più di, diciamo, aiuti per le bici, ma invece vedo che è rimasta tale quale. Le mie scarpette poi da cross-country, diciamo che non erano adeguate, non sono adeguate. Oh. Si riesce a fare. Vicino anche dove va. Porca!
1359 di altitudine, di altezza, e io ho fatto 1460 metri di dislivello. Sono veramente bollito. Eccoci Resinelli, e giù a chiodo in discesa adesso.